Il voto politico c'è, ora occorre incontrarsi rapidamente per avviare il dialogo interno al centrodestra e scegliere i contenuti e il programma. Il nome verrà indicato in un passo successivo dal tavolo di confronto e troverà il mio pieno sostegno. È l'europarlamentare Raffaele Fitto a fissare i punti cardine della prossima sfida da dover centrare, ossia quella delle elezioni regionali del 2020. L'esponente di Fratelli d'Italia, dopo aver ottenuto le europee 87.731 preferenze conquistando una poltrona a Bruxelles, ha voluto incontrare e ringraziare i suoi elettori a Bari. Ma l'incontro ha rappresentato anche l'occasione per veder delineato un quadro sullo stato di salute del centrodestra in Puglia e per pensare alle prossime mosse da attuare in vista delle elezioni regionali del 2020. Mettere in campo un confronto sui nomi è molto sbagliato. Il centrodestra ha bisogno di incontrarsi rapidamente per scegliere un programma di governo. Qui non si tratta di confrontarsi sui nomi. Il nome che sarà indicato al tavolo del centrodestra troverà il mio pieno sostegno e il sostegno del nostro partito, del nostro movimento, questo non c'è dubbio. Il tema è un altro, è che noi dobbiamo costruire una piattaforma di governo in questa regione che sia alternativa al disastro di questi anni. Su questo sono molto netto, dalla sanità all'agricoltura all'uso dei fondi europei c'è il tentativo di raccontare una regione che non c'è e basta parlare con la gente per toccare con mano tutto questo. Quindi dobbiamo costruire un progetto di governo alternativo rapidamente e poi trovare la persona che lo possa interpretare. Io sarò al suo fianco e lavorerò per poter ottenere questo risultato. L'europarlamentare pugliese Raffaele Fitto ha poi voluto esprimere un parere sull'ipotesi delle primarie del centrodestra per individuare il candidato alle elezioni regionali del 2020. In qualche caso ha portato bene come a Foggia, in altri casi è andata male, ne discuteranno i partiti al tavolo regionale per trovare una soluzione. La strada delle primarie non è una strada obbligatoria, è una strada necessaria qualora non ci siano soluzioni comuni, ma io penso che le soluzioni comuni ci possano essere.